Genisia nasce ormai nel 2013 a livello concettuale. Cooperativa Torrevilla conta qualcosa come 600 ettari e circa 200 conterritori. E quello che ci si è domandati è come possiamo valorizzare questo grande valore che abbiamo, l'avere accesso a così tanti vigneti lungo tutto il territorio dell'Oltrepò Pavese. All'interno di questi 600 ettari si è andato a riscontrare che ce n'erano 70 di particolare pregio, particolare valore, particolarmente evocati. E quindi quello che si è pensato di fare è, bene, esaltiamo questi vigneti. Sono stati presi i 20 conferitori che possiedono questi vigneti e si è cercato di coinvolgerli in un progetto in cui Torrevilla ha iniziato, grazie a questa mappatura fatta con l'università, ad individuare quali fossero le migliori lavorazioni da andare ad effettuare in campo per ottenere i migliori risultati finali. Noi seguiamo e diamo indicazioni ai nostri viticoltori per tutte le fasi del processo, dalla potatura fino alla vendemmia. Vendemmia che avviene in cassette, vendemmia che avviene con personale mandato direttamente da Torrevilla che fa selezione anche in vigneto, sempre per riuscire ad ottenere il livello massimo di qualità delle uve. E poi abbiamo anche una storia alle nostre spalle e adesso andremo a vedere in che altri modi Torrevilla nel passato è già stata estremamente innovatrice, andando a visitare la nostra torre vinaria. Vi parlavo di una storia di coraggio e innovazione. Questa è una struttura veramente unica nel suo genere. Ormai ce ne sono solo più 5 in Italia e questa è la Torre Vinaria, progettata dall'enologo Sarnagiotto. Siamo negli anni 60. È una torre vinaria alta 25 metri. E perché era qualcosa di veramente pionieristico e altrettanto moderno allo stesso tempo? Perché prima di tutto noi vediamo un insieme di vasche di vinificazione sviluppate in altezza invece che in modo in stile, che è già di per sé un concetto abbastanza unico nel suo genere, perché permette di condensare in spazio una grandissima capacità di stoccaggio e di produzione. E riusciamo ad avere delle vaschette da 30 ettoide, 30, 50, 25, poi da qui si fanno gli assemblaggi e alcuni vigneti nascono già però con un indirizzo proprio, come ho detto prima, appunto il 110 rosso, il Natur, il Riesling e lo Chardonnay partono dalla linea già pensati. Il passato è quello appunto di una cooperativa sociale, ma questo praticamente poi diventerà, è già diventato, sta diventando la casa di Cantina Genisia. Quindi alcune lavorazioni vengono già fatte integralmente di qua, il metodo classico, le operazioni di tiraggio, l'affinamento viene già fatto di qui. Stiamo formando la barricaia, quindi poi anche l'affinamento dei rossi verrà fatto di qui. Però abbiamo un piccolo reparto nella zona di Terrazza Costa invece che è dedicato alla produzione di questi vini, dove appunto per cercare di tenere separate tutte queste parcelle piccoline abbiamo creato un reparto apposta dedicato. Il metodo classico è diventato abbastanza identitario per l'Oltrepò Pavese e noi vogliamo cercare di dare ancora più attenzione a questo, cercando di produrre del metodo classico sempre maggiore qualità. Sarà un Brut, un Rosé, poi assaggeremo l'Extra Brut e infine la Riserva. Assaggeremo solo vini 100% vino nero, perché noi appunto il nostro marchio è questo. Sarà una degustazione un po', sarà condotta da Roberto Pace. Vetonca! No, è una fortuna, nel senso lui è molto esperto sugli spumanti, quindi un metodo classico
di questa categoria, se lo mettete accanto a un salame di Barzi, ma sai quanto godete? Quella lì, siamo? Piano? Poi Cla! Sono qui con Simone, l'enologo di questa bellissima azienda. Tentina Genesia, sì. Genesia, meravigliosi, tutto nuovo qua. Sì, abbiamo appena inaugurato questo polo per l'enoturismo. Quello che cerchiamo di fare è dare un po' di valore, di recapito un po' a questo territorio. E è solo il primo passo, quindi vi aspetto perché più avanti, così vediamo come siamo messi e dove stiamo andando, ci tengo a farlo assieme. Sicuramente bene, sicuramente bene. I presupposti ci sono tutti, quindi ti ringrazio. Auguri per tutto allora. Vi aspetto allora, un saluto.